Che cosa succede? Sono venuti a prendere Hagrid. Dei maghi del ministero e la Umbridge. Cosa? Sta bene? Hagrid è scappato, ma la professoressa McGranit ha provato ad aiutarlo. È stata ferita. Dobbiamo fare qualcosa. Dobbiamo andare alla capanna di Hagrid. Potrebbe aver lasciato delle prove, lo sai? Dell'aiuto che ha dato a Silente con i giganti. Pensavo che stessimo andando da Hagrid. Potter se l'è presa comoda per arrivare qui. Che cosa farai adesso senza la tua balia, Potter? Che cosa ci fai qui, Malfoy? Sono qui per festeggiare come te, Potter. Voglio dire, sapevamo tutti che quel grosso inetto fosse un pessimo insegnante, ma finalmente se ne sono accorte anche le autorità. Attento a quello che dici, Malfoy. Naturalmente il ministero ha dovuto inviare dei maghi per aiutare la professoressa Umbridge. Essendo mezzo gigante, l'inetto era troppo stupido per comprendere il concetto di licenziamento. Ora basta, Malfoy. Ron, no! Presto! Dobbiamo aiutare! Ah! Pensi di essere molto furbo, Potter, eh? Ma i tempi sono cambiati. Persino la McGranit è stata portata via. E al San Mungo, dove finiscono i matti. Prima Silente, ora Hagrid e la professoressa McGranit. Cosa possiamo fare? Dobbiamo agire. Dobbiamo contrastare la Umbridge in qualche modo. Troviamo gli altri. Faremo vedere alla Umbridge chi comanda davvero a Hogwarts.
Ehi, Harry! Ciao, Colin. Va tutto bene? No, non riesco a lanciare correttamente gli incantesimi che ci ha insegnato. Come mi piacerebbe. Così gliela farei vedere io a quella stupida squadra di Inquisizione. Sai che fanno rapporto all'Umbridge anche senza un valido motivo? Sì, lo immagino, Colin, ma... Voglio combatterli come te, e come Ron ed Hermione. Fred e George hanno detto che potrei. Mi hanno dato questi cioccolatini di Mielanti da spedire alla squadra di Inquisizione, ma non riesco neppure a raggiungere la gufaia per spedirli. Ti aiuterò io. Cosa? Davvero? Sì. Ma perché Fred e George vogliono mandare dei cioccolatini alla squadra d'Inquisizione? Perché non sono normali cioccolatini, ma delle strillettere molto rumorose. Quando la squadra di Inquisizione li aprirà, sarà inseguita e ricoperta di insulti. Fred e George hanno sempre delle idee brillanti. Dobbiamo trovare un modo per entrare. Chi continua a piantare queste cose? Ti aiuteremo, Harry. Incendio! Vuoi una mano? Ci sei? Ok, Colin. Wow, ce l'hai fatta! Non ho mai visto nessuno scalare così bene, mai! Grazie! Ora passami quelle scatole prima che la Umbridge ci trovi! Ok, Wingardium Leviosa, sta per... Oh. Arrivare! L'hai presa? Sì, grazie! Fred e George hanno detto di mettere le scatole nelle nicchie vuote dei gufi. Ci sono alcune nicchie al piano terra, alcune di sopra e alcune fra le travi. Sono pronto per la prossima scatola! Splendido! Wingardium Leviosa! Ho finito con tutti gli incavi del piano terra! Sapevo che ce l'avresti fatta! Non dimenticare quelli di sopra! Wingardium Leviosa! Wingardium Leviosa! Un'altra scatola! Ok, Wingardium Leviosa! Ecco fatto! Ora esco! Bravissimo, Harry! La squadra di Inquisizione avrà una bella sorpresa! Aspetta, Harry! Arriva Gazza! Presto raggiungi la finestra al piano superiore! Non riesco a raggiungere la finestra, è troppo alta! Fred e George hanno detto che avrei dovuto riparare qualcosa. Cerca un oggetto da sistemare, così arriverai alla finestra. Thank you.
Bravo, Harry! Quelle strillette le faranno fischiare le orecchie a quei perdenti della squadra d'inquisizio. Adesso vattene subito da qui, prima che Gazza ti trovi. Sì, certo. Grazie, Harry. Wow, ho aiutato Harry Potter. Dennis diventerà verde d'invidia. Wesley mi hanno dato un messaggio. Sì? Qual è? Dicono di aver nascosto delle paludi portatili in cortile. Vogliono che le attiviamo. Ce n'è una laggiù. Abbiamo appena pensato a come portarla proprio al centro del cortile. Avanti, prendiamo quella palude. Saliamo sul tetto? Per arrivare alla palude. C'è una palude sul tetto? Una di quelle portatili di Fred e George. Ah, ho capito. È stato divertente. Il tetto è rotto in questo punto. Dobbiamo sistemarlo, così potrà passare. Della palude dovrebbe essere in questa torretta. Fred e George hanno detto di mettere la palude al centro del cortile per attivarla. Questo vuol dire che dovrai scendere. Occhio! Dobbiamo mettere la scatola al centro del cortile. Credo che la scatola della palude debba andare su quella X. Bisogna ammettere che Fred e George sanno il fatto loro. Hanno detto di aver nascosto delle scatole anche negli altri cortili. Dovresti attivare anche quelle. Credo che resterò qui per vedere se arriva qualche marciotto.